Ciao amici di My Family e benvenuti in questo nuovo video. In questo episodio parliamo di gatti e c'è un motivo molto speciale, signori. Lo conoscete questo gatto? Lui si chiama Smudge ed è uno dei gatti meme più famosi del mondo, conosciutissimo per questo meme. Da poco abbiamo scoperto sui social che è un grande fan delle nostre medagliette. Difatti, se vedete la sua pagina, molte foto sono con le nostre medagliette, si vede bene il nome, si vede anche il logo My Family. Difatti vogliamo rendergli omaggio proponendovi due video riguardo alla tematica. Quando ci interessa un determinato argomento, di solito andiamo ad approfondire, giusto? E a chi non piacciono le curiosità? Ma soprattutto a chi non piacciono le curiosità assurde? Quindi per il video di oggi vediamo delle curiosità assurde sui gatti. Il dipinto di gatti più grande al mondo ne rappresenta 42. Ammazza! Gatto party nel quadro? Un dipinto ad olio è stato classificato come il dipinto per gatti più grande del mondo, venduto all'asta per oltre 820.000 dollari. Il dipinto apparteneva ad una ricca filantropa di nome Kate Burcell Johnson. Amava i gatti così tanto che ne possedeva dozzine. Molto bello, ci picchia. Se ami i gatti, sei un Auliroff. Ce la faccio, ce la posso fare. Un Ailurofile. Oh, ci ho fatta. Stai cercando di elevare il tuo vocabolario? Diciamo che sta cercando di leggere. È una parola elaborata per amante dei gatti e deriva dalla parola greca per gatto. Signor. E il suffisso fire, che significa amante. Un'altra curiosità: il primo gatto nello spazio era francese. Hanno mandato i gatti nello spazio? Niente, da intellettuale ho fatto regressione al mio stato naturale. Era il 18 ottobre del 1963. Gli scienziati francesi usarono un razzo per lanciare il primo gatto nello spazio. Il nome del felino era Felicette e riuscì a rientrare viva a terra dopo una discesa con il paracadute. Cioè, non solo ha pilotato una nave, ma è anche scesa con il paracadute. Un gatto. La mia autostima scende sempre di più negli abissi. Il gatto più longevo del mondo aveva 38 anni. È stata una gatta americana che è morta all'età di 38 anni e 3 giorni. 168 anni umani. I coautori di un libro sui gatti domestici hanno supposto che la presunta longevità del gatto potesse essere attribuita all'insolita dieta che il padrone gli faceva fare, composta di uova e bacon, asparagi, broccoli e caffè con panna montata. Mazza che tiramisù misto lasagna. Il Giappone ha un gatto che gestisce una stazione ferroviaria. Cosa? Ripeto, la mia autostima che si abbassa sempre di più. Un gatto capostazione! Una stazione ferroviaria del sud-est del Giappone è presieduta da un adorabile capostazione, un gatto di più di 7 anni di nome Nitama. La stazione ferroviaria di Kishi, vicino a Wakayama City, ha assunto Nitama nel 2015. Ma in che senso gestisce una stazione? Cioè, va in giro con cappellino a chiedere biglietti? Cioè, se fosse così, tanta roba! Io vivrei per questo gatto, beh. Disneyland ha molti gatti. Circa 200 gatti selvatici vagano per i terreni di Disneyland, dove aiutano a controllare la popolazione di roditori nel parco divertimenti. Ma Topolino, scusatemi che... Sono tutti sterilizzati ed il personale del parco fornisce loro assistenza medica e cibo extra. Vedi che anche loro hanno un lavoro. Il miagolio è un comportamento che i gatti hanno sviluppato esclusivamente per comunicare con le persone. Io voglio stringere la zampa al primo gatto che si è inventato il linguaggio per umani. Non mi ricordo come si chiama quel film. L'umano cerca di comunicare con l'alieno con un linguaggio musicale e lo stesso ha fatto il gatto. Cioè, mi immagino il gatto che va dall'umano che fa tararirori. Le virgolette hanno un collegamento felino. La parola ungherese per virgolette si traduce letteralmente in artigli di gatto. Interessante. Non mi arrendo così, voglio pronunciare questa parola. Max kakerum. No, aspetta Giulia, parlo a me stessa un secondo. Giulia, renditi conto che tu hai pronunciato benissimo alla prima una parola ungherese e una parola greca? No! Ultimissima curiosità. Stubbs, un tabby arancione di 17 anni, è sindaco del distretto storico in Alaska. Cioè, non ho... Sti gatti! Uno capostazione, l'altro sindaco, l'altro un astronauta. Bene, io ho finito tutte le curiosità che volevo vedere. Sono molto contenta di avere fatto questa...
altalena di sali scendi, di intelligenza e non intelligenza. Però è molto interessante, devo dire, è molto divertente. Ma prima di concludere il video, adotterete un gattino tra poco e non sapete che nome dargli? Abbiamo un blog apposta per voi, in cui vi elenchiamo i nomi più usati per i gattini, tra cui anche quelli originali, anche con qualche consiglio. Quindi, signore e signori, continuate a seguirci su tutti i nostri social, vi proporremo tutto quello che ci viene in mente. Grazie mille per essere stati con noi oggi, speriamo davvero tanto che vi siete divertiti e acculturati. Io mi sono acculturata. A presto!